Nuova puntata di Gossip Mania, buon pomeriggio. Eccoci qui negli studi di Teleprima, prontissime per chiacchierare. Prima di tutto, ben ritrovata Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata. Siamo pronte perché gli argomenti oggi sono tanti, sono vari. Oggi parliamo un po' meno di amore, un po' più Sì. di litigi, di cose successe, di cambiamenti di vita, perché no? Di polemiche, ovviamente, che non mancano mai. Sì, quelle ci sono sempre, però devo dire che gli argomenti di oggi sono abbastanza complessi dal È punto di vero. vista, insomma, anche legale, però diciamo che andremo anche ad indagare quelli che sono, sai, i rapporti di persone che pensavamo essere grandi amiche e poi in realtà. Sì, proprio le dinamiche che intercorrono tra questi personaggi, personaggi legati da amicizie decennali, ventennali, possiamo dire perché il tempo passa, e che poi all'improvviso si trovano a dover affrontare una rottura, anche se in realtà non conosciamo ancora il perché. E ne penso che non lo scopriremo per ora. È vero, anch'io penso che non lo scopriremo. Stiamo parlando di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaia che hanno, ahimè, litigato e anche da un bel po' di tempo. Infatti, è una vecchia ferita che non si è mai rimarginata per le due ex veline che da tempo, da circa 20 anni, sono amiche. Hanno affrontato il percorso, il primo percorso televisivo insieme, hanno lavorato insieme, ma soprattutto una vita insieme, anche lontane dai riflettori, e poi all'improvviso hanno deciso di non parlarsi più perché c'è stato qualcosa che è successo di molto grave, ma entrambe non ne vogliono parlare. Non ne vogliono parlare, hanno preso anche delle strade diverse, nel senso che insomma, Elisabetta Canalis si è trasferita a Los Angeles, Maddalena Corvaia sta pensando più all'amore che agli affari, quindi insomma, sono dinamiche che sono cambiate e sono anche loro cresciute, quindi probabilmente in questo cambiamento ci sono stati poi dei litigi anche a livello lavorativo, suppongo. Sì, può darsi, sicuramente è qualcosa di molto molto grave. Infatti la stessa Canalis in un'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa ha ribadito di non volerne assolutamente parlare, ha detto un dolore ancora troppo grande la fine di questa amicizia, ma soprattutto sembra che sia qualcosa di non risolvibile. Quindi deve essere effettivamente un motivo molto profondo. Sì, e penso che sia legato più che alle, insomma, alle problematiche lavorative, alle problematiche caratteriali, Sì. perché insomma entrambe hanno iniziato questo percorso televisivo per poi allontanarsi definitivamente dal piccolo schermo, però hanno continuato insomma, nel loro percorso creando insomma, una serie di brand anche a livello insomma, di palestre e così via, cose che però non sono andate poi in porto proprio a causa di questi litigi. Sai come si dice insomma? Quando si è amici o si è parenti non bisogna mai lavorare È insieme vero. perché poi lì nascono i problemi. È vero, effettivamente potrebbe essere successo qualcosa del genere. Infatti, spesso la stessa Corvaia andava a Los Angeles proprio per affari con la stessa Canalis. Entrambe hanno avuto particolari e parecchie disavventure amorose nel corso della loro vita, soprattutto la Canalis, anche se sembra che in questo momento ovviamente sia comunque serena per quanto riguarda la sua sfera sentimentale. Ed è anche vero che effettivamente si sono allontanate parecchio dallo show business, soprattutto italiano, in particolar modo ovviamente la Canalis, anche se ovviamente con interviste, con le storie sui social è sempre sotto ai riflettori. Sì, invece la Corvaia è proprio sparita dai social, nel senso che pubblica molto poco, anche le stories, insomma, non sono frequenti, a differenza invece della Canalis. Quindi entrare anche nella giornata di queste VIP diventa un po' più difficile. La Canalis poi si è resa ultimamente protagonista della vicenda sul vaccino, insomma, che lei era stata vaccinata rispetto invece ad altre persone come gli ultrasessantenni, che insomma erano lì in attesa. Quindi è molto più sotto i riflettori, anche perché insomma si era legata a George Clooney, quindi io invece ero rimasta in sino agli occhietti con la Corvaia, questo sentimento. Esattamente, invece non è andata avanti Sì, sì, il sì. chitarrista di Vasco Rossi, Sì. ci sono state un bel po' di novità. Anche perché come coppia insomma faceva discutere, però erano carini Sì, insieme. Io ci speravo, è però vero. invece non è andata avanti. Eh no, non è andata avanti, chissà invece se possa andare avanti questa amicizia. È vero, un'amicizia di 20 anni
anni è comunque un'amicizia che dovrebbe essere fondata su sentimenti, possiamo dire, importanti, perché l'amicizia è come se fosse un amore, comunque è un ramo dell'amore. Però se il motivo ovviamente è grave, una delle due dovrebbe fare un passo verso l'altra, altrimenti si va a cozzare contro un muro e si è poi in questa situazione. Forse però hanno bisogno di ancora di un po' di tempo per metabolizzare entrambe, anche perché vige un silenzio rigoroso da parte di entrambe. Sì, di solito invece quando si litiga c'è sempre chi punta il dito contro Sì. l'altra, quindi questo fa capire che comunque c'è una forte amicizia di base, quindi si tendono a proteggere a vicenda, diciamo così, anche perché probabilmente, insomma, a noi saperlo sarebbe semplicemente, insomma, uno sfizio da toglierci, invece per loro, insomma, potrebbe anche essere difficile da somatizzare, perché poi non si sanno le reazioni che si possono avere. È vero, è verissimo, chissà se qualcosa possa cambiare, ovviamente attenzioneremo anche questo argomento, lo archiviamo per il momento e voltiamo pagina parlando del nostro secondo argomento che è ugualmente particolarmente complicato da gestire. Parliamo infatti di alcune polemiche che hanno coinvolto Pietro Castellitto, ma in particolar modo, devo dire la verità, anche se in modi diversi, un po' tutto il cast della serie TV su Totti, perché infatti anche la settimana scorsa lo stesso Tognazzi, che ha interpretato ovviamente nella serie Spalletti, ha ricevuto una quantità enorme sui social di minacce, anche Sì. molto gravi, anche minacce di morte, perché come spesso purtroppo capita ancora nel 2021, si tende a praticamente confondere l'attore con chi Sì. interpreta. Vuol dire che ha fatto un lavoro Sì. particolarmente buono e ottimo se praticamente c'è questo transfer. Però assolutamente non capire che si tratti di un attore, non del personaggio reale, è molto atipico e strano. Ma questo succede quando si toccano dei personaggi particolari, perché insomma Spalletti lo conosciamo tutti, anche io che insomma non seguo molto il calcio, comunque so chi è e so quello che ha fatto, quindi insomma, quando vai a toccare questi simboli devi stare molto attento e quello che dici poi si ripercuote solo ed esclusivamente su te stesso, perché insomma, viene identificato il personaggio con la persona, come hai detto tu, insomma, erroneamente. Però è questo il compito, insomma, degli attori, cercare, insomma, di trasferire tutte le idee, i concetti attraverso quest'arte che è quella della recitazione e pare che, insomma, l'abbiano fatto benissimo, solo che non capiscono il peso che hanno sulle loro spalle. Eh sì, persino gli hanno detto come ti sei permesso di non far giocare Sì. Totti, cioè cose veramente particolari, che poi ricordo un episodio analogo è accaduto ad un attore di Gomorra che era stato interprete di una scena molto molto forte che coinvolgeva una bambina, poi ripresa da un episodio realmente accaduto nella vita reale, anche in quel caso una serie di offese ovviamente all'attore che poi era realmente, anche in questo caso stato bravissimo. Anche minacce di morte per aver interpretato questo ruolo, aver girato questa scena come se fosse poi realmente il personaggio reale della vicenda. E questo è un problema Sì, questo è ancora peggio, perché possiamo dire. questo è peggio perché insomma lì il confine è labile tra persona e personaggio ed è un rischio che tutti devono correre. Ti ricordi quando abbiamo parlato ad esempio di una coppia che parlava di bipolarismo proprio perché si Come trovava no? di fronte a un attore che era un Esattamente. giorno una persona e un giorno l'altra? Quindi questo ha delle ripercussioni sulla persona però anche su chi segue perché è ovvio che si dà un volto, soprattutto ai ragazzi di oggi che magari non conoscono i retroscena e quindi anche la storia, per le somiglianze che vengono poi create, si identifica un personaggio con l'altro ed è preoccupante perché per l'attore è un lato positivo, ma per la persona no. È verissimo, però particolarmente bravo, veramente Tognazzi, devo dire la verità, infatti è stato tra i più apprezzati anche dallo stesso Totti Sì. Reale e la stessa Ilari Reale, quindi vuol dire che è stato veramente, veramente bravo. Tornando a Pietro Castellitto, le sue polemiche sono un po' diverse. Diciamo che è un personaggio particolare, figlio d'arte, ma che non ha paura assolutamente di esprimere le sue
opinioni, i suoi pensieri anche su argomenti molto delicati. In un'intervista, infatti, si è schierato contro il Me Too, un movimento femminista americano che è nato nel 2006 proprio a favore dei diritti delle donne che spesso sono vittime di violenza nel mondo dello spettacolo. Ricordiamo casi molto famosi, e lui ha detto che questo movimento, il Me Too, è un monumento all'ipocrisia. Forse non so, perché poi non ho ascoltato l'integrale, però ovviamente è una dichiarazione che non deve concedere alibi o giustificazioni, perché quando si parla di violenze che siano ovviamente ricevute da donne, uomini, bambini, assolutamente non c'è nulla da aggiungere. Però forse voleva intendere che spesso questi movimenti, o i movimenti in generale femministi, si fanno portavoce di tante cose che possono essere in diciamo dei, non dei luoghi comuni, però che in molte non vivono in prima persona, e però ricalcano un po' una moda del momento. Ovviamente non è il caso di questo movimento, che si fa partecipe, si fa portavoce di cose realmente successe, delle quali si sta ancora indagando e ci sono dei processi in atto. Sì, anche perché se ricordi, proprio quando è nato il movimento Me Too, sono uscite fuori come funghi tutte donne che erano state, insomma, vittime di violenza. Esatto. E in realtà, insomma, non c'erano poi dei riscontri con la realtà. Tra queste c'era anche Asia Argento, che ovviamente, insomma, si rende protagonista di questi scenari. Però il problema, penso che per Castellitto riguardi le modalità in sì. cui questo avviene, perché ci sono state anche molte donne che hanno rifiutato, insomma, di concedersi in quella situazione. Fatto sta che questa è un'arma a doppio taglio, perché ovviamente, essendo identificate sempre, perennemente ed erroneamente come il sesso debole, trovandoci in una situazione del genere, molte donne, insomma, non riescono a rifiutare, quindi si immobilizzano, certo. si paralizzano e lasciano fare, insomma, al carnefice, lo diciamo. Però ecco, forse bisogna stare anche attenti a come lo si dice, perché parlare di ipocrisia senza poi spiegare effettivamente, forse il termine non era adatto, perché si parla comunque di un problema attuale. Sì, perché poi si colpisce tutta la categoria che ha ricevuto ovviamente anche violenze, come altri tipi di problematiche legate a ciò, non soltanto le starlette, perché poi ce ne sono state proprio sì. nello stesso periodo della denuncia di Asia Argento, che hanno approfittato di tutto il movimento e di tutta questa situazione per un'intervista in più, piuttosto che per parlare dei colleghi, anche non avvalendosi poi di situazioni verificate, quando poi invece coloro che avevano visto veramente questi grandissimi problemi erano magari un po' meno sotto le luci dei riflettori, ma stavano veramente vivendo un dramma. Ma lo stesso però vale dall'altra parte, perché certo. puntando il dito, se non si dice la verità, insomma, si manda anche in rovina una famiglia. Certo. Perché ovviamente nel caso di Wallerstein, che è stato il primo ad essere accusato, lui non se ne è fregato proprio, ha continuato per la sua strada e così via. Per molti registi italiani invece questa accusa ha creato poi anche dei problemi interni, familiari, perché avevano giornalisti fuori casa, veniva loro puntato il dito perché venivano definiti come stupratori, e non c'erano delle prove valide, perché poi, insomma, nelle indagini successive hanno dimostrato che non era accaduto niente. Fatto sta che quello che accade in una camera d'albergo lo sanno semplicemente quelli che sono presenti. Sì, soprattutto dopo 20-30 anni, ovviamente sono cose non più verificabili, per dire così, quindi ovviamente sono cose molto molto delicate, e bisogna stare sempre attenti quando poi si esprimono anche delle sensazioni, dei propri pensieri, che però vanno a investire ovviamente non solo coloro alla ricerca di celebrità, ma anche coloro che realmente poi sono state vittime di queste problematiche. Sì, anche perché, insomma, hanno riempito i salotti televisivi raccontando anche scene che si vedeva che erano inventate, proprio perché alla domanda "dacci maggiori dettagli" non erano in grado, insomma, di improvvisare. Certo. Ecco.
Quindi questa è sempre un'arma a doppio taglio ed è questo il problema per il quale oggi ci troviamo sempre nella stessa condizione, almeno noi donne, come è capitato con Aurora Ramazzotti che denuncia il catcalling. Anche lì ci sono stati degli sfottò perché insomma la donna viene sempre, non viene mai presa sul serio perché ci sono proprio queste ipocrisie generali. Sì, ma lì penso ci sia proprio una problematica di fondo della quale poi abbiamo anche parlato, perché il problema del catcalling non è il complimento, no. Cioè l'idea di fondo non è non fate complimenti alle donne o piuttosto non parlate alle donne in strada, ma ovviamente ci sono sempre modi, tempistiche e un criterio intelligente per farlo. Ovviamente il complimento fatto anche da uno sconosciuto, ma in maniera non invasiva, non offensiva, certo. Ovviamente nessuno può dir nulla, non siamo qui a fare processi a chiunque passi in strada, ovviamente. Noi ci fermiamo per un briciolo di pubblicità e parliamo questa volta di argomenti più leggeri, quindi restate con noi, a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, la pubblicità è stata veramente breve, ve l'avevamo promesso e siamo pronte a parlare anche di argomenti un po' più leggeri perché abbiamo iniziato in maniera abbastanza intensa sì. Oggi, però altrimenti poi va a finire che ci dicono che siamo trash, quindi che parliamo sempre di questo gossip, delle pance, degli amori, dei tradimenti, quindi dei bambini. Di qualsiasi cosa possibile e immaginabile. E infatti ora parliamo del lusso sfrenato. Parliamo del lusso sfrenato e di chi può permetterselo, ovviamente. Non noi al momento, no, non parliamo di viaggi alle Maldive, no. Che stanno proseguendo molto bene, sì, sì, devo sì. dire la verità, un set fotografico con costumi, sì, mare, ombre, luci. Sì, sì, anche lì c'è abbastanza invidia per il momento, possiamo dire. Questa volta però parliamo di Madonna, di Miss Madonna, possiamo dire, che ha deciso di acquistare una super villa in America. Anche lei infatti ha deciso di trasferirsi da New York a Los Angeles, molto ambita. Sì, di moda. Sai quanto ha speso per questa villa? Eh beh, 19,3 milioni di dollari. Ebbene sì, villa che poi apparteneva al frontman dei The Weeknd, e qui permettetemi una postilla, cioè posso capire Madonna che viene da una carriera 30 trentennale, sì, se non di più, diciamo di 30 anni, 40 anni di successi, perché era veramente una ragazzina, ma i The Weeknd o il The Weeknd in questo caso, che in meno di 10 anni di carriera riesce a comprarsi la stessa villa pagata poi 18,7 sì. milioni di dollari, quindi un po' in meno. È stato uno sconto, sì. C'è stato un po' di plusvalenza nel rivenderla poi. Mamma mia, complimenti, è vero, io li adoro, sono bravissimi, però vuol dire che sta costruendo e ha costruito un vero impero e ci ha dato anche a guadagnare, quindi doppiamente bravo. Madonna ha deciso di acquistare questa super villona per andare a vivere con tutta la sua famiglia, i 6 figli, quindi per essere sicuramente più comoda, sì, rispetto più alla mansion newyorkese. Ha deciso Los Angeles per stare un po' più tranquilla, per avere questa super mega villa, che per sciorinarti un po' di numeri, sì, giusto, vai, così, fammi del male, vai. 1200 metri quadri, 9 bagni, ha un bar, una zona wine, quindi il bar non bastava, sì, no. C'è anche la zona tutta così particolare, palestra, campo da basket, un mega garage che può contenere tutte le auto di lusso possibili e immaginabili, oltre ovviamente a super mega giardini, piscine, la spa, c'è praticamente tutto.
c'è tutto. Teatro, credo, cinema. È adatta proprio per la pandemia, perché almeno non ti annoi, ogni giorno scegli una stanza e trascorri la giornata. È una mini città tutta per sì, te praticamente. Sì, solo che non abbiamo 19,3 milioni di dollari, quindi sì, insomma restiamo neanche qui. 0,3 diciamo, no, milioni di con 0,01 però. Però lei se lo può permettere e lo fa. Quindi tutto quello che viene da Madonna non può essere che accettato, perché è un'icona di stile, un simbolo per tutti, perché comunque qualsiasi look ha lanciato, qualsiasi idea ha creato ha avuto successo. Quindi non si può dire nulla neppure sul fatto che decida di spendere i suoi soldi in questo modo, anche perché soprattutto la figlia, che è Lourdes, che è diventata ormai una star, anche lei è un'icona di stile, perché insomma ha un'idea totalmente diversa di femminilità rispetto a quella che si porta oggi, quindi non utilizza silche pille e cerette, però... Ho notato anche io questa cosa nelle ultime foto, sì, infatti. Però nessuno le dice niente perché è la figlia di Madonna. E poi, come abbiamo detto, è stata una moda ripresa da tantissimi sì, personaggi, anche a Sanremo, dalla rappresentante sì, di lista con questo rosa shocking. Sì, quindi la peluria. Sì, sono state, diciamo, molto previdenti, visto che centri estetici e estetiste sono chiusi, quindi giustamente hanno detto: in caso di disagi sapete come fare, una tinturina anche all'ascella e si fa moda senza problemi. Sì, hanno preso la lettera e il detto donna barbuta sempre piaciuta. Infatti, e così si lanciano le mode, non c'è niente da fare. Che poi, ritornando sul discorso che chi può permetterselo ovviamente lo fa, proprio ieri parlavo in famiglia della questione degli ultimi video dei Ferragnez sì, con Fedez, che spesso mostra questo suo armadio fatto di milioni, no, milioni esagerato, però di centinaia di scarpe, di sneakers di grandissimo valore, tutte in edizione limitata, ovviamente è una sua passione. Quindi c'è chi lo critica perché dice scarpe ognuna da 20.000 euro, magari è un po' un costo eccessivo, però d'altra parte io ho pensato, io per esempio ho la grande passione per il calcio, mi piacciono tanto le maglie di calcio di qualsiasi squadra, qualsiasi tipo, tutte quelle particolari. Avessi modo, comprerei le maglie più improbabili di tutte le squadre di calcio del mondo, perché no? Poi loro sono sempre molto attivi, fanno beneficenza, sì, non ostentano ciò che hanno, quindi hanno modo, come Belen che va alle Maldive, certo, perché non farlo, insomma. Anche perché Fedez ha molte passioni, anche quella di quei mostriciattoli che... sì, che poi ha trasferito anche a Leo ed è stato bravissimo, sì, perché conosce i nomi alla perfezione di tutti i personaggi Marvel, di tutti i supereroi, sì, anche ieri nei vari video ne ha detti una sfilza, ma fantastico. E poi veramente si è appassionato, non per far contento il padre come spesso accade. Anche perché non lo farebbe mai, insomma, soprattutto per la passione della fisarmonica, abbiamo visto che non è andato avanti. Però credo che, insomma, criticare le persone, anche Elettra e Lamborghini ha ricevuto delle critiche per, diciamo, l'epoca precedente, quella sì, in cui diceva io ho i soldi quindi li spendo come voglio. Sì, che poi ho visto che ha avuto delle critiche anche per i vestiti che indossa, ad esempio all'Isola dei Famosi, che sono ovviamente vestiti di marche importanti, però assolutamente, cioè, io non vedo nulla di trascendentale. Ma lo stesso accade anche a Queen Mary, insomma, è normale che in televisione accada questo. Poi nella vita privata, insomma, loro guadagnando milioni al giorno possono permettersi, insomma, di fare quello che vogliono. È un po', diciamo, la situazione che viviamo noi quotidianamente. Se vediamo una Ferrari in campagna ci facciamo due domande, perché insomma bisogna comunque adattare l'oggetto alla situazione. Certo. Fatto sta che insomma Elettra Lamborghini o Madonna penso che quando vanno in campagna si vestiranno in maniera più comoda. È ovvio che avendo i soldi ognuno sceglie come gestirli, e da questo punto di vista insomma non c'è nulla da dire, perché penso che anche io farei lo stesso. Non metterei storie in continuazione. C'era un trend su TikTok che faceva vedere le case di ognuno con gli oggetti più strani che avevano, quindi ognuno di noi insomma ha quella peculiarità che tenta di mettere in mostra, poi dipende dalla risposta degli altri. Fatto sta che se lo facciamo noi non veniamo criticati, ma se lo fa Madonna, Elettra Lamborghini o Fedez viene criticato. Eh sì, poi è l'importante insomma che non ci sia uno spreco sociale esagerato, sì, nel momento in cui ovviamente si ha la possibilità
mobilità e si compra una casa più bella piuttosto che un paio di scarpe in edizione limitata, ma appunto si fa beneficenza, non si ostenta tutto il resto, cioè assolutamente ognuno è padrone della propria vita fondamentalmente. Sì, e ci sta. Fatto sta che sono abbastanza invidiosa di questa spa e di questa piscina coperta, che devo dire molto invidia. Quella mi piacerebbe tantissimo. Quella è bellissima. A casa, devo dire la verità. Una piscinetta coperta, anche guarda, darei anche in cambio la mia stanza, sì, per avere giusto un lettino a fianco dove potrei dormire. Sì, anche perché nella giornata, soprattutto d'estate, insomma, penso che sia il sogno che di poi tutti. Anche Gianluca Vacchi, ora mi è venuto un flash a questa stessa piscinetta con spa proprio coperta. Infatti molto spesso facevi video mentre camminava per casa e all'improvviso si lanciava in questa piscinetta. Sì, anche perché a tal proposito, sempre sui social ci sono molti video di imprenditori che magari gestiscono il denaro in maniera diversa, ad esempio con quelle bottiglie di champagne o di vino molto care, aprendole con una sciabolata e mostrando in realtà le conquiste della serata. Quindi insomma sono diversi modi di interpretare questi gesti, però puntare il dito sempre contro le stesse persone, anche Gianluca Vacchi insomma non è che si sia arricchito per qualità particolari, per dei balletti sulle barche, quindi guarda, io veramente dobbiamo fare una puntata su queste cose, perché io non so se sia l'età. Però io quando apro, e mi capita a volte, ma proprio per capirne il funzionamento, quando apro TikTok non mi riesco a spiegare cosa abbiano di particolare determinate persone, influencer, che hanno magari 25.000, 30.000, 300.000, 1 milione di like, non facendo assolutamente nulla. O cioè facendo magari cose stupide. Sì, o magari una smorfia. Qualche volta ho seguito anche delle live di cose che mi capitavano in home, perché ovviamente non conosco assolutamente nessuno di questi influencer proprio di TikTok. Mi è capitato di ascoltare una live con una ragazza, di questo ragazzo che stava parlando con questa ragazza, assolutamente di cosa stessero mangiando, della cena del giorno. Lei che sembrava un po' gatta morta, sei gatta morta, perché così via. Anche giustamente ho commentato e intavolato un argomento e gli hanno avuto difficoltà a comprendere il termine intavolare. E quindi da lì poi si tre è minuti ed ho chiuso, insomma, perché cioè o effettivamente si parla di un social rivolto agli adolescenti, quindi con questi balletti, piuttosto che nel seguire le mode, però come contenuti sotto zero, veramente. Contenuti. Cioè ci sono anche quelli, scusami se ti interrompo, altrimenti poi passo per la vecchia di esatto, e ci sono anche dei contenuti interessanti, anche come gestire i social, piuttosto che dei piccoli consigli alimentari, di abbigliamento, come valorizzarsi, come truccarsi, quindi questo sì, ma il 90% delle cose proprio male. Ma questo è il problema, perché insomma il motivo per il quale anche in America e in Russia è stato bannato questo social, perché insomma la stupidità regna sovrana su TikTok, anche smorfie come hai detto tu, che a volte insomma non è che fanno ridere, o disabilità che vengono prese in giro, quindi è difficile inquadrare questo social in qualche settore specifico, perché ci sono sì delle persone che magari insegnano cose, ma vengono oscurati da quelli che fanno stupidaggini. Eh sì, è verissimo, parlando sempre di ciò che si fa e che viene criticato anche in una maniera inspiegabile, passiamo al nostro ultimo argomento, perché infatti abbiamo parlato qualche giorno fa del figlio Leo, ora parliamo di Alessandro Gassman, che è stato protagonista di una vicenda alquanto singolare. Infatti gli è successa una cosa che, ahimè, purtroppo capita spesso in questo periodo di Covid, di pandemie, di zone rosse. Capita ai più famosi e capita ai meno famosi. Certo. Gli è capitato banalmente che il suo vicino di casa ha ben pensato di dare una festa in piena zona rossa. Sì. Quindi arrivavano schiamazzi, urla, musica ad altissimo volume, vedeva decine di persone entrare a casa del suo vicino. E da cittadino italiano e soprattutto da persona stufa di questa situazione Covid, che purtroppo va avanti anche perché c'è un'alta percentuale di persone che
se ne infischia fondamentalmente delle regole e delle restrizioni, ha pensato di chiamare le forze dell'ordine facendole intervenire, bloccando ovviamente questa big festa, questo big party. E devo dire chapeau, perché è stato un gesto anche significativo e simbolico, perché è il motivo per il quale noi non usciamo da questa situazione. Rispettare le regole penso che sia la base anche per tornare a vivere. Vedo ragazzi che insomma si lamentano anche dell'andare a scuola, non andare a scuola. Si va a scuola e si lamentano, non vanno a scuola e si lamentano. Sì, sì. Non si può uscire, non si può andare al mare, non si può stare con gli altri, però non facciamo nulla per tornare alla realtà che tanto bramiamo. E credo che Gassman abbia dato un grande esempio. Il problema è stata la risposta degli altri, perché lo hanno additato come spione. Esattamente, infatti ha avuto numerosissime critiche, anche in questo caso minacce gravi, sì, non solo a lui ma alla sua famiglia, a sua moglie, che si è fortemente preoccupata ovviamente, anche perché hanno individuato la zona di residenza, quindi ha avuto paura di ritorsioni, ma soprattutto commenti bruttissimi. Ovviamente ci sono stati anche complimenti e commenti positivi, positivi anche da parte di colleghi, di persone che hanno apprezzato il suo gesto di coraggio, perché ahimè in questo periodo, non solo, perché a volte, come dicevo ieri ai miei genitori, sembra di essere ancora nel 1600, sì, non nel 2021, quando si fanno le manifestazioni per far valere ad esempio il diritto delle persone di colore, cioè sembra che il mondo in realtà non si sia mai evoluto, purtroppo, perché questa è una cosa veramente molto molto brutta. E al giorno d'oggi, dicevo, ci vuole coraggio anche per i gesti più semplici, sì, anche nel dire la verità, ci vuole molto più coraggio, perché è più facile restare in silenzio o dire ciò che gli altri potrebbero aspettarsi. Quindi è stato un gesto di coraggio poco apprezzato, infatti si è dispiaciuto molto di questo, ed è stato un po' un fallimento poi di tutta la comunità italiana, possiamo, sì, dire. Sì, ed è una cosa gravissima, perché ti ripeto, magari in una situazione del genere, trovandoci al suo posto, probabilmente non avremmo fatto nulla. Ed è brutto da dire, ma almeno la maggior parte delle persone avrebbero chiuso le finestre e sarebbero andate a dormire, lamentandosi però nel privato. Certo. Ed è questo il problema, che quando si fa la cosa giusta non viene mai apprezzata. Penso che sia insomma il leitmotiv della vita degli italiani, perché si va avanti sempre come dei pecoroni, piuttosto che insomma fare la differenza e dare un pochino il buon esempio. Penso che le minacce che gli sono arrivate insomma non siano da leoni di tastiera, perché fondamentalmente insomma parliamo di una persona che è conosciuta, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Il problema però, riportandolo alla nostra società, è grave, perché se fosse accaduto insomma ad un ragazzo o una ragazza o ad un anziano, le conseguenze sarebbero state molto più gravi, perché insomma Gassman è difficile da incontrare per strada, invece un anziano, un ragazzo o una ragazza possono essere colpiti più facilmente. È verissimo, e ricordate che anche un semplice gesto può cambiare il mondo, quindi è molto importante. Ti è piaciuta questa perla di saggezza? Complimenti. Ogni tanto, sì, è una frase che mi piace molto, devo dire la verità, che sto anche incontrando spesso in questo periodo, quindi un segno, un po' un mantra di vita. E sì, dopo questa perla di saggezza non possiamo fare di meglio, quindi no, siamo, ahimè, in chiusura. Grazie mille Elvira. Ciao Alessia, ci vediamo domani. Appuntamento a domani, ore 18:30, con Gossip Mania. Alla prossima!